Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RP Acquesio. Leopoldo Di Girolamo, presidente di Feder Sanità di ANCI Umbria, a questo convegno sul tema riforme e strumenti nel campo sanitario qui in Umbria, ma un po' in tutto il centro Italia. In particolare, nell'invito a questo convegno, l'incipit era che il paese invecchia, per cui sarà sempre più necessaria un'integrazione socio-sanitaria. Ecco, da queste considerazioni, quali sarà sempre più il ruolo dei comuni? Noi abbiamo messo in piedi questa iniziativa, questo convegno rivolto soprattutto alle regioni del centro Italia per discutere quali misure le varie regioni hanno assunto per cercare di garantire sempre più la salute dei nostri cittadini, in particolare quelli della popolazione anziana, che per fortuna aumenta. I recenti dati Istat ci confermano che l'aspettativa di vita si è ulteriormente allungata, ma gli ultimi anni di vita non sono più vissuti in buona salute. Quindi mettere a confronto le varie esperienze regionali, sia per quello che riguarda i servizi sanitari, sia appunto i meccanismi di integrazione con i comuni, che sappiamo escono da situazioni difficili dal punto di vista delle risorse a disposizione e che quindi devono assolutamente cooperare in maniera migliore, più efficiente con la parte sanitaria per cercare appunto di garantire buona salute ai nostri cittadini e anche servizi adeguati in caso di necessità che si mostrano soprattutto negli ultimi anni della loro vita. Presidente De Rebotti, oggi convegno sulle riforme, gli strumenti messi in campo dalla Regione Umbria e dalle regioni del centro Italia in ambito sanitario, in particolare focus partendo dalla considerazione che la popolazione invecchia sempre più, dalla necessità di una integrazione socio-sanitaria sul territorio. Ecco, i comuni in questi anni come hanno affrontato questa tematica? L'hanno affrontata cercando di rispondere in maniera efficiente ad una domanda sociale che è aumentata non soltanto per l'indice di invecchiamento della popolazione, che aumentando la fascia d'età che sono interessate da problemi di carattere socio-sanitario, ovviamente devono aumentare le opportunità che mettono a disposizione i territori. L'importanza di questo convegno risiede che siamo nella fase iniziale della programmazione europea, del Fondo Sociale Europeo, quindi sarà un'occasione importante per aggiornare e innovare i servizi anche nei territori umbri, laddove si dovrebbe viaggiare ad una velocità generale coerente con il sistema, e ci sono situazioni che sono oggettivamente indietro. Faccio riferimento soprattutto all'aspetto sociale, dove una scommessa da fare è quella della specializzazione di centri diurni di nuova generazione che soddisfino la domanda di bisogni di carattere sociosanitario non soltanto per le fasce anziane, ma anche per le fasce più giovani che sono interessate da problemi di carattere di salute, insomma, sostanzialmente. Ecco perché da questo appuntamento, ma del proseguo del confronto con la Regione, ci aspettiamo molto, perché con l'occasione del Fondo Sociale Europeo si può innovare, si può mettere a disposizione una strumentazione nuova, diversa, su un sistema che funziona, quello umbro, ma che ha bisogno, come tutti, di innovazione e di una generalità di soddisfazione della domanda sociale e sanitaria che nel frattempo è aumentata. Tiziana Frittelli, vicepresidente vicario di Federsanità ANCI, ecco, il tema di oggi, le riforme sanitarie in ambito regionale. Ecco, quali sono le necessità e i ruoli dei comuni nelle politiche portate avanti a livello regionale su questo tema e le necessità? Ma direi che la presenza dei comuni è essenziale sotto due profili, soprattutto sotto il profilo della prevenzione, dove si può fare una grandissima sinergia con il mondo del servizio sanitario nazionale, e sotto il profilo socioassistenziale della presa in carico dei pazienti. Oggi il quadro demografico ed epidemiologico del paese è molto mutato, proprio grazie ad una eccellente sanità in realtà si è molto allungata l'aspettativa di vita, che è tra le migliori al mondo, e quindi in realtà tuttavia, ecco, con l'aumentare dell'età sono aumentate le malattie croniche, quindi c'è necessità di intercettare le patologie a livello molto, come dire, avanzato, quindi facendo prevenzione sin dall'età scolare e
e poi diciamo un'integrazione socioassistenziale senza la quale non potremo sicuramente mantenere questi livelli di welfare così come siamo riusciti con molti sforzi a fare fino ad oggi. Questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio, torna puntuale tra un'ora.